guarda l'alba che c'è, uguale al secondo, amami come ste, fosse l'ultimo giorno, sposteremo il mondo, io mi fido di te, insieme rotto. A Roseto Capospulico, il parco Qualità della Vita è stata la location prescelta per il concerto di Ermal Meta, l'evento clou dell'estate rosetana 2022. Stasera ospitiamo questo grande artista, Ermal Meta. Dal Parco Qualità della Vita vogliamo lanciare un messaggio. Noi che durante la pandemia non ci siamo mai fermati, Roseto Capospulico non ha mai fermato gli eventi per rispetto dei cittadini che ci hanno scelto, dei tanti ospiti che sono arrivati a Roseto durante gli anni che pure insomma hanno visto tante restrizioni, e nel rispetto anche di questo mondo, il mondo dell'arte che ha tanto sofferto, noi abbiamo mantenuto il nostro standard di qualità, abbiamo continuato a fare degli eventi facendoli in sicurezza. Anche per quest'anno abbiamo scelto una linea un po' più prudente, perché sappiamo che il virus non ci ha lasciato, e quindi abbiamo mantenuto come evento di punta quello del Parco Qualità della Vita, dove abbiamo scelto l'anno scorso Mario Biondi, quest'anno Ermal Meta, degli artisti che sono sicuramente artisti per un pubblico con gusti diversi, gusti particolari. L'anno prossimo torneremo senz'altro in piazza per il grande pubblico, con i grandi concerti ai quali Roseto Capospulico ha abituato tutto il territorio. Però manterremo questa location per degli eventi che siano di nicchia, che si rivolgano a gusti diversi, che abbiano come fruitori degli estimatori di generi musicali o artistici che sono diversi. Voglio anche dire che questo parco, che è grande 40.000 metri quadri, si presta benissimo a queste occasioni. E se ci fosse qualche imprenditore illuminato di questo settore, noi saremmo molto interessati ovviamente a costruire delle sinergie, perché pensiamo che l'offerta debba essere sì quella del grande pubblico, ma che ci possano essere degli spazi per occasioni più particolari, per dare a tutti l'opportunità di divertirsi e di passare delle serate interessanti sul nostro territorio. Nei tuoi occhi c'è il cielo. Un evento imponente in cui è stato confermato l'impianto organizzativo sperimentato la scorsa estate, proponendo il concerto a pagamento con un prezzo calmierato dalla compartecipazione economica dell'amministrazione comunale. L'artista che proprio a Roseto ha concluso il suo tour estivo 2022, nel corso della serata ha dato il meglio di sé, coinvolgendo il numeroso pubblico che ha cantato insieme a lui con gioia ed emozione. Tra qualche giorno Roseto ospiterà il concerto di Eman, questa volta a Piazza Azzurra per la Blue Summer Fest, una vera festa del mare, bandiera blu per il sesto anno consecutivo. Torneremo a Piazza Azzurra per festeggiare la nostra bandiera blu. È una grande emozione, un grande prestigio quello di vederci riconosciuto questo vessillo anche per quest'anno. Siamo orgogliosi del lavoro fatto e siamo già al lavoro per il prossimo anno, per la prossima
stagione, perché abbiamo in mente altre novità, altri obiettivi da raggiungere. Per quest'anno festeggeremo in maniera allegra una grande occasione, che è quella di vedere il nostro comune tra i comuni italiani, non tantissimi, che possono fregiarsi della bandiera blu. Sostanco dentro un salto.